Eivor, ce l'hai fatta. Sì, sì. Se non viene aiutato da un altro. È tempo di accendere il braciere. Lo farò io, tu parlerai. Rotir, Baldis e io perlustreremo il moro. È meglio evitare sorprese. Oswald e io attenderemo che il braciere sia acceso. L'ingresso principale è rudere. Sbagliato. Da lì non entrerai. Troverò un altro modo. Ti guarderemo le spalle. C'è problema. Ehi, sono qui! Mi aprite, per favore! Danwich, pensiamo agli uomini di Rued e accendiamo il braciere. E diciamo che... in effetti un passaggio è il punto. Però si può passare di qua. Andare di là. Qui ci sono gli uomini. Super difesa questa cosa. Non si vede un cazzo. C'è rumore qua e invece là sopra. Quella vacca. Perché sei tornato lì? Anche a te? Scusa. Giusto per far pulizia. Un rallentatore mi sembra. Oh. Apri quello. Facciamo le cose per bene. Allora. Volevo un premio però per questa pulizia. Perché non va avanti? C'è qualcuno che urla? Quello è un nemico o... Terrò gli occhi aperti.
Bravo che sono tutti girati dalla parte opposta. Ripara, ripara. Viene il cantuccio. Poi si vede. Basta, basta sketch. Oh, cazzo, cazzo. Vieni, 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 vieni tu. Ha rinunciato. Non erano due, ce n'era uno. Oh signore, qualcuno mi aiuti. Cazzo. Ce la facciamo. Pare che era morto, però tipo di doveva rimanere su. Giusto, c'è rimasto per un attimo. Serve più adrenalina, insomma, se vogliamo fare le cose fighe. Sì, sì, però... Ok, qua c'è... in realtà lui, te l'ho detto, secondo me lui toglie quella barra lì, quindi ha comunque fatto su... ha fatto il suo dovere il lupo, non è che... Adesso scendo un attimo, scusa. Voglio le galline. Che cazzo si fa una gallina qua? Questa è la chiamicella. No, no, no. È una finestra su un altro mondo, sulla verità, su un luogo che cresce e si distorce oltre le leggi di Dio. Con una lingua che non so comprendere, ma che riesco a sentire. O se la sento, zampe pelose che scattano e farfalle soffocate sulla, dalla seta. Senti anche tu? Senti, riesci a sentire i sussurri maligni dei ragni? Quegli esili, ispidi ragni che mi parlano con le loro ragnatele. Un po' poeta questo. In realtà sono galli. Entri? Oh, poi abbiamo potenziato... al massimo potenziamento e ora approfitto. Ah, aspetta, aspetta, potenziamento vuol dire che fa qualcos'altro. Eivor approfitta dei nemici storditi dopo un lancio contro il muro per finirli con un attacco implacabile. Ma sì, è potenziata, è cioè semplicemente fa la mossa figa come potenziamento. Come questo qua, cos'è che era? Potenziamento aumenta il numero massimo di bersagli. Non l'ho mai usato, in effetti. Useremo. Le uniche due sono quelle che abbiamo messo al massimo.
Teoria. Penso che ce ne siamo. Ah, ok, questo. Ce l'abbiamo fatta in tempo. Ormai avevo... Cos'altro a fare? Ne sono lì due. Aiuto! Qui, aiutatemi! Qui! Aiuto! Grazie. Gente! Lo apprezzo molto. L'aiuto! Cioè, voglio dire, se stiamo facendo le cose in segreto, questi qua vanno come dei deficienti. Se dormi, va. Dobbiamo ammazzarli tutti. Poi salire. Allora. Ah, oh, non è caduto. Ah sì, ok, bello. se non è che forse si rovina là, che c'è... A un certo punto diventa tutta una fascia. Guardalo così, resa buona. Il freddo dell'acqua del mare. Ancora uno, ma quante cazzo ce ne sono? Oh. Questo era l'ultimo. Quando il bracciere sarà acceso, c'è problemi di collisione. Il bracciere 47 metri. No. E? Lo accendiamo. Forza, sì, giusto. C'hai ragione anche te. Sono troppo abituato a incendiare le cose senza la torcia. Abbiamo sempre incendiato le frecce finora, quindi non mi è venuto. Ho fatto tutto io, eh? Cioè gli altri cosa cazzo sono serviti a fare? Odino mi concede il suo favore. Un pugno di uomini morti in cambio di un regno fiorente. E il ritorno della mia sposa. Che gran giorno. Tu non ti conosco. Dunque, parlo con il futuro re. Parla con il futuro re, non con me. La terza. Facciamo quella. Rivolgiti al re dell'Anglia orientale e inginocchiati mentre lo fai. Chi mi ha cercato? Tu, Valdis, amore mio? Come no? E perché avrei dovuto farlo? Dopo 5 gioiosi anni lontano dalle tue fetide palle. Sono stato io, Rued. Tu... Oswald, il presunto re dell'Anglia. E futuro marito di Valdis.
Prendi i tuoi uomini e vattene. L'alleanza tra danesi e sassoni ci fortifica. Voi pretoni non ci avrete. Devo salpare per la Danimarca a mani vuote, quindi? Dopo un viaggio così lungo? Avrai il mio peso in argento. E bestiame e grano in abbondanza. Un laccione. Ho già preso 10 volte tanto. Qual è il vero premio? Ti farò un'offerta, porcaio. Un Holmgang, noi due soli, per il futuro del tuo regno. Accetto. Accetto. Uno scontro mortale. Il regno sarà il premio. Che sia chiaro. Bene, ci siamo. Guarda qua. Il quadrato è pronto. Appena ti è possibile, porta in salvo Valdi 6 fratelli. Oggi non devono combattere. Questa terra ha bisogno di loro. Fammi combattere per te. No, Rued ha sfidato me. Quando sei pronto, gran re della merda. Sono pronto. Chiamami re, poi ti sgozzerò. Vuoi giocare sporco? Così? Rued, ti ordina di crepare! Anzi che lo tiri su un uomo così. Non ho capito cos'è che succede. Non ho perso. Via! Ora! Forte! Via, via, via! Muoviti! Correte! E via, ha fatto la morso. Non ho capito bene cos'era successo. Fuggi con i tuoi alleati. Ah, mi ha morso, sì. Che siete fatti in ferro? Sta capendo lì. Stanno rallentando. Per ora desistono. Siamo abbastanza distanti. Possiamo riposare. Per Thor. Lì a 2 metri. Ardeva di fervore. Dobbiamo tornare indietro. Intanto sono caduti nel mare, non è che sono morti. Oswald potrebbe essere vivo, così come Rued. È possibile. I nemici sfrutteranno il loro vantaggio. Dobbiamo essere pronti. Andremo a Northwich. Vediamoci là appena puoi. Ma guarda che forse se è vivo comunque. È morto un eroe, non c'è dubbio. Se non lo accoglierà il suo dio, lo faranno le Valchirie. Cioè, nel senso che effettivamente anche scegliere un'altra opzione, se lui era vivo, in teoria lo troviamo comunque, però mi piaceva la risposta, diciamo così. Allora, vediamo un attimo. Tra
lenti. Finalmente. Vede il lupo. La debilità. Resistenza pesante. Anche questo. Qui ci sono le cose un po' più. Caricato, ok, quello delle due frecce. Non ci ho prestato troppa attenzione nemmeno. Uno era preparato alla battaglia e uno forse attaccavi subito, mi sembra, una cosa del genere. Comunque rimandavi, mi sembra. Che volevo fare? C'era un altro percorso che avevo detto che era interessante, ma forse l'abbiamo già preso. Ricognizione. Attacco in corsa. Ultima possibilità. E questo. Quindi l'avevamo già preso. Questo potrebbe essere interessante a questo punto. Recuperiamo un po' di vita mentre. Per prenderlo bisogna fare il giro. Questo cos'è? La messa per via del lupo. Rued erano lo jarl di un clan di razziatori danesi che arrivarono nell'Anglia orientale per saccheggiare. Era abbastanza odioso, il tipo di uomo che avrebbe tranquillamente bevuto idromiele dal teschio di un nemico, insomma, psicopatico. Ma più sono grossi più fanno rumore quando cadono, no? Non abbiamo sentito rumore nell'acqua, abbiamo perso tempo a buttare tutti nell'acqua. E qua è sentito verde. Dunque parla con Finn. Oswald è morto, ma la minaccia del clan Rued è ancora presente. Cosa si può fare per cacciare definitivamente l'Anglia orientale? A 900 metri. Andiamo lì. Sai cos'è? Già non ho simpatia per il fatto che non si faccia male a cadere da molto alto. Cioè, è un arcade, ok, però. Preferirei stare attento. Dovrei stare attento. Mi sembra un po' più. Però, cioè, poi. Intendiamoci, mi sa che prima o poi li puoi prendere tutti. Lo prenderemo, sicuramente lo prenderemo. Non è un urgente adesso, fa niente. Quelli sono quelli che sono di rifinitura, diciamo. Quanto mai sono venuto qua? Vedi che non si tuffano, quanto mi. Che gatto grazioso. Salute, amico di Freya. Che succede? Su, Nali, torna qui, fatti vedere. Qui, gattino. Vediamo. Corra, eh. Au. Ti ho preso, piccolo mangiato. Ah, c'era un coltello. Queste esultanze mi fanno. Non si è fatto più toccare da nessuno dopo Kotr. Ma tu gli piaci. Vuoi unirti alla mia ciurma, Nali? Saresti un ottimo razziatore, credo. A ogni nave serve un gatto che porti fortuna. E cacci i topi. Ho trovato un nuovo razziatore.
Questo è un razziatore. Bambina. Andiamo a vedere qua. Vieni qua. Questo gatto deve essere il famiglio di una strega. Al momento è qui e quando mi volto è sparito. Non lascia impronta nel fango e le foglie non frusciano al suo passaggio. Devo essere pazzo. Praticamente niente, la differenza è questa, che non sostanzialmente, ecco, al massimo si scansa così, elegante, non si butta a pesce. Quindi si può dire che hanno migliorato una cosa che faceva schifo da chissà quanto. Oswald è morto! Spiangiamo la morte del re! Futura promessa dell'Anglia orientale! Ricorderemo il suo coraggioso duello a Dawich! Ricorderemo la sua battaglia con Ruel! La boccia, ma sta zitto, va. E soprattutto ricorderemo la sua devozione a Dio e alla sua missione. Può uccidere. Alzate i boccali a Oswald questa sera al Vispo Maiale. È quello che lui avrebbe voluto. Ah, a proposito di Horizon Zero Dawn. Se lo troverò a una ventina di euro, per ora il minimo è 27 più o meno. Magari lo comprerò per PC, me lo rigioco su PC per mettermi in pari e lo continuerò da lì. Però non ti assicuro niente, ci vorranno mesi prima che succeda questa cosa. Anche perché per ora non parlano di una patch a 60 fps per la PS5, quindi piuttosto un gioco su PC che ne... che dovevi farli 60 e con una grafica molto più bella. Ma no, ma mi dava fastidio i 30 frame al secondo. Un altro re perduto, Eivor. Smetti di infradiciarti di idromele. Cosa dirò a Jarl Halfdan ora? Ho fallito di nuovo. Puoi ancora riscattarti, non abbatterti. Distruggeremo il clan di Rued, questo di sicuro. Possiamo attaccare quel che resta del clan di Rued, prima che colpiscano loro. Facile a dirsi. I suoi sono asserragliati nel castello di... Facile, sì. Una fortezza sul mare. Per noi è facile. Quindi deve avere un porto. Infatti, difeso da un cancello in ferro robusto, rinforzato con puntelli di legno, molto difficile da sfondare. Il legno brucia. Vero, ma come lo raggiungiamo? Riempiamo la tua nave d'olio. La spingiamo in fiamme contro il cancello. Ci vedrebbero. Non riusciremo ad avvicinarci alle mura. Raduniamo una milizia, un'armata di contadini. Lanciamoli contro l'ingresso principale come diversivo. Sassoni disposti a morire per un mucchio di danesi? È improbabile. Può funzionare, Finnir. Se lotteranno in nome di Oswald, non avranno bisogno di altro coraggio. Ehi voi, avete saputo della sorte di Thane Oswald? Abbiamo saputo. Ha trascinato Rued all'inferno, quel diavolo danese. Rued non c'è più, ma il suo clan infesta ancora l'Anglia orientale. Vi unireste a noi per liberare il regno da quei cani? Per Oswald? Sì, qualunque cosa. Due sassoni entusiasti non fanno una milizia, ma forse c'è una possibilità. Ma bastiamo noi, Posso andare a Elmenham a radunare gli uomini rimasti di Oswald? E la nostra ciurma in più. Ma chi altri si unirà a noi? L'intendente di Theotford, Winston, è una vecchia sanguisuga, ma darebbe la vita per la sua terra. Possiamo accamparci vicino alle rovine a nord del castello di Burg. Vieni con me, Finnir. Facciamo visita all'intendente. Spero solo che Theotford sia rimasta indenne alla violenza di Rued. La speranza scarseggia in questo regno. Può darsi, ma preferisco avere qualcosa a cui aggrapparmi piuttosto che andare allo sbando. Ricorderemo la sua battaglia con Rued. Ok. Andare lì. Questo è il contratto. Facciamo una cosa, torniamo un attimo al villaggio.
Parliamo con un ragazzino. Dai, 1001 occhi. Che cos'hai quest'oggi? Niente, già finite le decorazioni? Azione da Valchiria, questo sarebbe stato carino. E che cavolo. Velocità per un balzo delle Valchirie, incremento aggiuntivo, armatura e attacco. Quindi più armatura e attacco, e a tre anche tre... Peccato. Vabbè. Devo andare, alla prossima. Bene, a presto. Come al solito siamo bassi, quindi non inventare, non ce lo scordiamo di far qualcosa. 20, sono sempre 20. 3300 le altre. È sproporzionato. Mm.